Molto contento di presentare i nuovi assessori della Giunta. Il 18 giugno del 2014 abbiamo inaugurato con la prima riunione di Giunta la nostra esperienza amministrativa, quindi il 18 giugno faremo 2 anni di Giunta. Per me, insomma, il rinnovato rapporto con l'UDC, del quale parleremo tra poco, anche sulla base degli accordi presi che hanno portato al rientro in maggioranza, ma soprattutto devo dire la qualità della proposta. Abbiamo condiviso e concordato, così come dice la legge, ma devo dire al di là della legge, nel rapporto con l'UDC. I nomi dei due assessori, delle persone che mi affiancano, e devo dire che da un lato l'esperienza, ma anche la qualità della proposta e del percorso fatto finora, che portano in giunta Marisa Castellini e Antonio Lusai, che intanto ringrazio per aver accettato questo incarico. Non era un fatto scontato. E ringrazio davvero anche per lo spirito di servizio col quale si mettono in gioco. E credo che questo fatto renda più forte la maggioranza, la giunta, la renda più solida e capace anche di attuare dopo 2 anni quella svolta che è necessaria, perché insomma sono stati anche 2 anni di lavoro, anche di semina, di realizzazione di molte regole, di impostazione di politiche che devono vedere adesso la concretizzazione e i frutti. Per cui credo che avere a fianco anche persone di esperienza che completano la nostra giunta sia un fatto estremamente positivo. Marisa Castellini è un dirigente scolastico, nel corso insomma, del suo percorso l'ha vista collaborare in importanti progetti e iniziative con il Ministero della Pubblica Istruzione, l'ufficio scolastico regionale per 10 anni con l'Agenda 21, quindi conosce bene il percorso del piano strategico comunale, per 25 anni presidente dell'Università della Terza Età, con tutto ciò che comporta e ha comportato questa esperienza nella nostra città e nei suoi rapporti con i sociali. E le sue attenzioni al disagio, ma anche alle politiche dell'agio, alla complessità della società, al rapporto oggi con una società che è anche multiculturale, complessa, e quindi un lavoro che si sta portando avanti anche in questa direzione. Per cui la delega che ieri gli ho assegnato è quella delle politiche del sociale, della famiglia e delle risorse umane. Politiche della famiglia innanzitutto, e noi dobbiamo concretizzare entro qualche mese i contenuti del protocollo con la provincia di Trento, che ci vedono comune sperimentale per l'Italia, per il governo italiano, proprio nelle politiche della famiglia. Quindi è un compito molto importante anche abbiamo messo le risorse in bilancio con un rapporto con l'Associazione Famiglie Numerose che coordinerà proprio in questi giorni, firma a Roma per il resto d'Italia il protocollo sulla famiglia e quindi ci aiuterà in questo percorso di politiche trasversali per la famiglia. Politiche della famiglia, politiche del sociale, politiche delle risorse umane, intendendo per risorse umane anche tentativo di un superamento di una difficoltà che abbiamo anche in questa amministrazione che riguarda le politiche del personale, la nuova macro e microstruttura, la capacità che dovremmo avere insomma, di coinvolgere e di rendere protagoniste tutte le risorse umane dell'amministrazione. Perché è una parte essenziale del percorso che facciamo. Non può fare tutta la politica, non solo perché c'è una separazione dei compiti, ma credo perché insomma, occorra poi dare braccia agli input e agli indirizzi che l'amministrazione ha dato e darà. La delega è composta così: politiche sociali della famiglia, politiche giovanili, e quindi insomma Marisa Castellini accompagnerà anche la nascita della consulta giovanile che il Consiglio Comunale ha varato con un'iniziativa autopromossa dei nostri ventenni. Politiche dell'infanzia e della terza età, politiche della casa, è una delega che passa dall'assessore Esposito all'assessore Castellini e con un bando in corso per
l'acquisto di alloggi, 1.600.000 euro dati dalla Regione, una nuova indicazione per 25 alloggi per 3 milioni e 6 in via De Gasperi. E poi il completamento di operazioni importanti che sono in essere Carrabuffas, Carragol e Carnia. E poi ancora le pari opportunità, una delega che passa dall'ANPIS alla Castellini, il personale, i servizi demografici e cimiteriali, i quartieri Sant'Agostino e Carrabuffas. Quindi complessivamente mi pare che sia una delega alla persona e alla comunità. La persona dalla nascita fino, insomma, agli ultimi giorni. E credo che sia un percorso importante proprio di attenzione della Giunta verso le persone. Poi ti darò la parola, nel senso che ci direi anche con l'approccio con il quale svolgerai questo compito. Antonello Usai ha la delega all'assessorato alle politiche della pianificazione urbana e dello sport. Siamo in una fase di programmazione, il 4 domani. Saremo a Cagliari per l'incontro con la Regione sulla copianificazione. Siamo già nella fase di validazione del quadro conoscitivo del PUC e dopo l'incontro di domani andremo verso la progettazione del PUC con tempi che sono già prestabiliti. Entro il 2017, questo è l'impegno preso con la Regione, l'adozione del piano, entro il 2018 l'approvazione del piano, con passaggi contestuali tra Regione e amministrazioni comunali. Domani andremo a fare un passo avanti importante sul piano di valorizzazione e conservazione dell'area di bonifica. Anche questo è un obiettivo raggiunto che permetterà ai nostri agricoltori delle borgate di poter partecipare al PSR. E con l'ufficio di progettazione del piano e con l'assessore Usai domani andremo a determinare di fatto l'avvio di questo processo che dovrà essere concluso in tempi rapidissimi proprio per consentire la partecipazione al PSR. Abbiamo un vantaggio che è la firma di quel protocollo con la Regione del giugno 2014 e fortunatamente avevamo inserito nel protocollo proprio il piano di valorizzazione e conservazione della bonifica. Oggi nella delibera di giunta regionale hanno inserito per tutte le aree di bonifica della Sardegna la firma di un protocollo. Alghero non ne ha bisogno perché l'aveva già fatto e l'avevamo già messo in protocollo. E poi ancora, insomma, il piano della mobilità e il piano di utilizzo dei litorali, la cui proposta dovrà essere pronta entro ottobre di quest'anno per arrivare all'adozione entro giugno del 2017 per i noti problemi che sappiamo per litorali extraurbani che altrimenti, in assenza di PUL, potranno funzionare soltanto per 90 giorni. La delega è quindi domani un appuntamento importante, si parte subito sul campo e andiamo a realizzare questo obiettivo strategico per la nostra città. La delega comporta quindi tutto ciò che riguarda la pianificazione, quindi l'urbanistica, l'arredo e il decoro urbano. Anche qui con un piano straordinario che riguarda l'arredo urbano, con l'approvazione del rendiconto si sbloccheranno 550.000 euro della tassa di soggiorno, quindi le critiche che ci rivolgono in questi giorni, ma perché non utilizzate i soldi della tassa di soggiorno? Perché li abbiamo incassati ad ottobre, sono andati in avanzo, col rendiconto che approviamo a fine maggio vengono sbloccate le risorse e queste risorse vengono utilizzate per un piano straordinario sul decoro urbano della città, unite alle altre risorse che invece stiamo inserendo nel bilancio di quest'anno. Stesso discorso per quanto riguarda gli asfalti e le opere da realizzare in città. Edilizia privata, sport, viabilità, trasporti, mobilità sostenibile, litorali urbani e extraurbani, quartieri del centro storico. Si tratta quindi di una delega proprio sulla pianificazione, ve l'ho detto, il piano della mobilità e quindi le scelte da fare insieme al professor Usel e al suo staff sulla mobilità cittadina, le politiche di pianificazione urbanistica, il piano di utilizzo dei litorali. Insieme all'edilizia privata dobbiamo sbloccare un po' di pratiche ferme e dobbiamo fare in modo che ci sia celerità anche nel mandare avanti i provvedimenti. Bisogna dire un sì o un no, ma bisogna dirlo e dare una risposta ai nostri concittadini. In questo senso, dopo la conclusione di questa giunta, ci sarà un incontro con il segretario generale e tutti i dirigenti, al quale chiederemo, c'è cioè la delega alle risorse umane di Marisa Castellini, chiederemo maggiore celerità e, come dire, un affiancamento concreto all'attività della giunta. Le altre deleghe. Gabriele Esposito, assessorato alle politiche culturali, turistiche e dell'istruzione. Quindi le deleghe sono istruzione, cultura,
Università, politiche del turismo e rapporti con la Fondazione Meta, Catalano di Alghero, politiche europee e rapporti col quartiere Pivarada. E perde, mi pare, le politiche della casa. Natascia Lampis avrà l'assessorato allo sviluppo economico con i seguenti uffici: sviluppo economico, attività produttive, politiche del lavoro, SUAP e commercio, rapporti con i quartieri del Lido, Pietraia e Maria Pia. Gavino Tanchis, assessorato alle politiche della programmazione economica, poi vi darò il foglio con le deleghe. Con i seguenti uffici e servizi: bilancio, finanze e tributi, demanio e patrimonio, affari legali, strade vicinali, controllo di gestione, rapporti con il quartiere Carmine e Caragoro. Sono Raimondo Cacciotto, che in questo momento si trova all'estero, in viaggio di nozze, e quindi di fatto firmerà la delega il 13 al suo arrivo, manterrà ufficialmente fino al 13 la delega che ha attualmente in essere, che non cambia. Avrà l'assessorato allo sviluppo sostenibile, politica ambientale e partecipazione popolare, ieri l'abbiamo condivisa al telefono, con 9 ore di fuso orario, con i seguenti uffici e servizi: politiche ambientali, nettezza urbana, verde pubblico, igiene e sanità, rapporti con il parco di Porto Conte e area marina protetta, toponomastica, protezione civile e compagnia barracellare, area di bonifica che comprende tutte le borgate, Fertilia, partecipazione popolare, ufficio del cittadino e rapporti con il consiglio comunale. Questa è la delega affidata a Raimondo. A me, come sindaco, rimangono ad interim l'assessorato alle politiche della qualità urbana, delle opere pubbliche e la polizia locale. L'UPC, l'UPC concorderà con me nei prossimi giorni il nome del nuovo assessore, che sostituirà Gianni Cherchi, che ringrazio per il lavoro fin qui svolto in questi 2 anni. Quindi nei prossimi giorni, penso contestualmente alla definizione del nuovo assessorato e alla firma anche da parte dell'assessore Cacciotto e della nuova delega, comporremo contestualmente la nuova giunta. Nuova giunta che quindi è formata da 7 risorse, attualmente sono 6, 3 uomini e 3 donne, ma nel giro di qualche giorno, massimo qualche settimana, saranno 7, che è il massimo consentito dalla legge, ma devo dire che anche è quanto un comune come Alghero deve avere. Tra l'altro, credo che anche sui risparmi, tra poco l'assessore Usai ci dirà qualcosa. Usai manterrà, anzi avrà, la carica di vice sindaco.